L'autopsia fatta sul cadavere del 26enne morto a seguito dell'incendio che si è sviluppato in un capannone a Belmonte ha evidenziato che il giovane aveva il cranio fracassato e presentava tracce di sangue nei polmoni. Il prefetto di Cosenza non si nasconde e parla dell'immigrazione come di un'emergenza epocale che va affrontata con grande spirito umanitario. Un cittadino di nazionalità lituana è stato rinvenuto cadavere questa mattina in una strada in pieno centro città e mistero sulla morte dell'uomo sull'episodio sta indagando la polizia. Gerace riavrà le 10 golf car distrutte dalle fiamme nella notte tra domenica e lunedì scorso, sarà la regione a farsi carico delle spese, l'annuncio del presidente della giunta Oliverio. Tempi lunghi per attrezzare le zio sci, dal presidente del Crotone Brenna costretto a individuare un altro impianto per iniziare il campionato di Serie A, non si esclude l'ipotesi Cosenza anche se lo stadio cosentino necessita di robusti interventi per ottenere l'idoneità. Eccoci pronti, nuova edizione del nostro TG, tanta cronaca, in apertura il giallo di Belmonte, effettuata l'autopsia sul corpo del 26enne morto dopo l'incendio che si è sviluppato nel capannone a Belmonte Calabro. L'autopsia ha evidenziato che il giovane aveva il cranio fracassato e presentava tracce di sangue nei polmoni. Il punto nel servizio di Marisa Fallico. Cranio fracassato e sangue nei polmoni sono queste le prime indiscrezioni trapelate dall'esame autoptico eseguito sul corpo di Francesco Cervino, il 27enne trovato carbonizzato nella fabbrica di calze del suocero Antonio Picone in località Annunziata Belmonte Calabro sul Tirreno cosentino. Elementi importanti ma ancora non definitivi ed esaustivi per ricostruire la dinamica di quanto successo nella tarda serata di lunedì scorso. La relazione completa del medico legale a cui il procuratore Giordano, che coordina le indagini condotte dai carabinieri di Paola, arriverà solo tra qualche settimana. Bisogna infatti stabilire se il trauma cranico sia stato provocato da un pezzo della struttura, staccatosi e caduto subito dopo l'esplosione. Infatti, prima che l'azienda fosse avvolta dalle fiamme, si è sentito un forte boato, oppure se il giovane sia stato colpito da qualcuno. In questo caso si tratterebbe di omicidio. Francesco non era da solo quella sera, di sicuro non si era recato in azienda con la sua macchina. Probabilmente, se non è stato trovato fumo nei polmoni, Francesco è morto prima che si sprigionasse l'incendio. Un caso ancora aperto, con tanti tasselli da incastrare, sul tappeto diverse ipotesi, non esclusa quella che sia stato lo stesso Cervino ad appiccare le fiamme per motivi assicurativi, ma anche questa probabilità dovrà essere suffragata da altri accertamenti in corso a livello tecnico-scientifico su come si sia sviluppato il rogo, che secondo gli inquirenti sarebbe di origine dolosa, dove è stato innescato l'incendio, cosa ha provocato il boato e quindi l'esplosione. Nello stabile pare non ci fosse molto materiale perché era in corso il trasferimento in altra sede e determinanti saranno anche le testimonianze raccolte. Secondo indiscrezioni sarebbero emerse delle contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, dichiarazioni che vengono incrociate e ripetute perché in casi del genere gioca molto anche lo stordimento, il dolore dei familiari, dei conoscenti. Una tragedia che ha scosso la comunità di Belmonte, la famiglia del suocero di Cervino è molto nota in città, non solo per l'attività imprenditoriale ma anche per l'impegno politico. Emergenza epocale, sono queste le parole del prefetto di Cosenza, il dottor Gianfranco Tomao, quando parla di immigrazione. Noi lo abbiamo raggiunto al telefono, sentiamo. Quella dell'immigrazione è una emergenza di carattere epocale, ma questo è sotto gli occhi di tutti, non abbiamo che dal scorrere le pagine del giornale o guardare i servizi televisivi per renderci conto di questo. Il motivo per cui ho voluto richiamare l'attenzione è stato soprattutto per il fatto che spesso siamo distratti. Quando delle notizie
passano e ripassano nei servizi dei telegiornali, ci si fa magari anche l'abitudine, quindi diventano poi dei semplici numeri. Vedere la prima volta il bambino che su una spiaggia era, il corpo del bambino che su una spiaggia era privo di vita, ha impressionato in quel momento. Oggi che ce ne sono a decine che sono deceduti in mare, quasi non ci si fa più caso. Purtroppo ci si abitua a questi fenomeni. Io ho voluto richiamare l'attenzione perché siamo distratti da molte cose e invece è qualcosa su cui dobbiamo soffermarci a pensare, se non altro per riflettere su quello che poi ciascuno di noi e poi in primo luogo le istituzioni possono fare per questo fenomeno. Quello che mi duole constatare è che a volte quelli che sono proclami che vengono fatti di solidarietà, di accoglienza, di ospitalità, poi restano parole vuote, non trovano nei fatti una concretezza. Questo non significa che alcuni sindaci, alcune amministrazioni comunali non siano state collaborative, anzi ce ne sono state, ma devo dire purtroppo che sono una minoranza, una ristretta minoranza. I miei accompagnati adesso ne abbiamo alcune decine, l'ultimo sbarco purtroppo ce n'erano un numero piuttosto elevato, tant'è vero che è stato necessario anche per il comune di Corigliano fare uno sforzo sicuramente maggiore per dare accoglienza a questi minori. Era morto da giorni il lituano ritrovato questa mattina nella sua abitazione a Castrovillari a dare l'allarme a amici e conoscenti che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui. L'intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco hanno accertato il decesso dell'uomo. Probabilmente l'uomo è morto a causa di un malore. Vediamo. Era morto da giorni il lituano ritrovato all'interno della sua abitazione a Castrovillari in provincia di Cosenza questa mattina. L'uomo, 55 anni, riverso sul pavimento, il corpo senza segni di violenza, in casa a pochi passi dal municipio, la porta chiusa a chiave e al piano superiore la TV ancora accesa. Sono stati amici e conoscenti a dare l'allarme. Da giorni non riuscivano a contattarlo. Gli agenti del commissariato lo hanno trovato in fondo alla rampa delle scale che conduce al portone d'ingresso. Nell'abitazione tutto sarebbe in ordine, nessun segno di colluttazione. Probabilmente un malore la causa della morte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lituano sarebbe deceduto dopo una rovinosa caduta dalle scale. Robertas Gurbinas, per tutti Roberto, era conosciuto nella città del Pollino. Polizia e vigili del fuoco oggi sono stati costretti a forzare la porta d'ingresso. Il cadavere in stato di decomposizione era lì. Una informativa sul caso sarà presentata alla procura di Castrovillari. Al momento però quella di Roberto sembra la parabola triste di un uomo lontano dalla sua terra, una persona sola che come tanti è arrivata in Italia per cercare fortuna, una vita migliore, sognando chissà di poter tornare un giorno nel suo paese di cui aveva nostalgia e che invece non vedrà più. La relazione adesso sulle attività 2015 della Direzione Centrale Servizi Antidroga vede la Calabria protagonista in negativo. La 'Ndrangheta infatti si conferma non solo leader a livello mondiale nella commercializzazione della cocaina, ma anche prima in Italia per produzione di canapa indiana. Il punto nel servizio di Marisa Fallico. Traffico di stupefacenti. La 'Ndrangheta conferma la sua leadership sia nella commercializzazione a livello mondiale della cocaina che nella produzione di marijuana a livello nazionale. E quando emerge dalla relazione della DCSA, la Direzione Centrale Servizi Antidroga, relativa alle attività di contrasto delle forze di polizia nel 2015, ben 84 le tonnellate di stupefacenti sequestrate negli ultimi 12 mesi. La criminalità organizzata calabrese resta l'interno
interlocutore privilegiato dei narcos sudamericani e dei maggiori produttori di polvere bianca e grazie ad una organizzazione capillare, ma soprattutto all'affidabilità nei pagamenti, riesce a monopolizzare la distribuzione e la vendita sui mercati italiani ed europei. D'altronde il traffico di cocaina non sembra accusare crisi, anzi registra un più 4%, così come quello delle droghe sintetiche che nel 2015 hanno visto una decisa impennata. A differenza dell'hashish, il cui monopolio è della criminalità marocchina, che vede una sostanziale flessione nell'importazione sia dai paesi africani per i controlli serrati nel Mediterraneo, sia dai paesi balcanici per le azioni di contrasto della polizia albanese. Ma non è solo la cocaina ad assicurare introiti milionari all'andrangheta. Le cosche hanno sperimentato e con successo la coltivazione diretta di marijuana e hashish, diventando i primi produttori. Ben un terzo della canapa made in Italy proviene dalla Calabria, da piccole o grandi piantagioni. Non a caso una recente operazione della DDA di Reggio è stata denominata Colombiani d'Aspromonte. Nella montagna, un tempo regno dei sequestri, oggi è operativo un collaudato sistema di piantagioni con tanto di laboratori di essiccazione. Una vera e propria economia di scala, con il coinvolgimento di più persone, dagli addetti alla coltivazione, all'irrigazione, dalla sorveglianza al trasporto. I dati della DCSA sono eloquenti. Nel Vibonese lo scorso anno sono state sequestrate oltre 15.500 piante, a Reggio 12.132, senza dimenticare gli impianti di marijuana sequestrati a Cetraro negli anni scorsi. Ma produzioni locali si registrano ormai anche in altre regioni, come la Sicilia, la Sardegna, la Campania. Una canapa a chilometro zero che, abbattendo il costo di trasporto, finisce sul mercato a 7 euro al grammo, rispetto agli 8-9 euro di quella marocchina. Una sola pianta ne vale 400. E gli agenti del commissariato di Paola hanno individuato e sequestrato una serra adibita alla coltivazione di cannabis. L'individuazione del sito in località Serra dei Monaci, nel comune di Bonifati, siamo in provincia di Cosenza, dove è stata sequestrata la piantagione, che era dotata di un efficiente sistema di irrigazione automatizzato. Ci sono in corso delle indagini finalizzate a individuare i responsabili. Ora i nostri 100 secondi di cronaca. La madre vuole separarsi, il figlio brucia le proprietà di due operatrici del gruppo d'ascolto frequentato dalla donna, arrestato un 23enne di Mammola. La serie di atti intimidatori perpetrati tra gennaio e giugno del 2015 ai danni di due donne componenti del gruppo Mammola e Punto Life. Gli investigatori sono riusciti a far luce sull'autore degli attentati e sul movente. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato mosso da un senso di rabbia e di vendetta dopo la decisione maturata dalla madre di separarsi dal marito per essere accolta in un luogo protetto assieme ad un altro suo figlio minore. Era stata osteggiata dal 23enne, che si sarebbe reso protagonista anche di episodi di violenza nei suoi confronti. Ci sarà il gonfalone della città di Catanzaro, scortato dagli agenti della Polizia Municipale ai funerali di Stato del maresciallo capo Silvio Mirarchi, ucciso durante un'operazione antidroga nelle campagne di Marsala. Le esequie saranno celebrate domani alle ore 11 nella chiesa madre di Marsala. Lo hanno sorpreso mentre spacciava marijuana in una zona centrale di Reggio Calabria. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dai baschi verdi del gruppo della Guardia di Finanza. I finanzieri, dopo averlo bloccato, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa del pusher, trovando altre dosi di sostanza stupefacente. Non si sono fermati all'alt della polizia per poi tentare di darsi alla fuga sulla loro auto, ma sono stati bloccati e arrestati. È accaduto a Crotone, dove un 27enne sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e la convivente di 29 anni sono stati arrestati dagli agenti della squadra volante della questura con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Auto in fiamme nel pomeriggio in via Beato Umile a Cosenza. Come vedete nella foto, la macchina stava scivolando verso un deposito di gomme. Solo l'intervento di un vigile del fuoco fuori servizio, che ne ha bloccato la corsa, ha evitato il peggio. Il peggio sarebbe proprio stata una vera e propria bomba ecologica per la città.
Cambiamo ancora argomento. Gerace riavrà la sua golf car distrutta dalle fiamme nella notte tra domenica e lunedì scorso. Sarà infatti la regione a farsi carico delle spese, l'annuncio del presidente della giunta Oliverio, Anna Franchino. La Regione Calabria riacquisterà in tempi brevi le 10 golf cars che ignoti hanno distrutto a Gerace nella notte fra domenica e lunedì scorsi, appiccandovi il fuoco dopo averle cosparse di liquido infiammabile. È l'impegno assunto dal presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dopo essersi recato personalmente sul luogo dell'incendio per manifestare la propria solidarietà al sindaco Varacalli e all'intera cittadinanza geracese e per condannare ancora una volta un episodio criminale che ha tentato di sfregiare questa cittadina, detto Oliverio, e che solo momentaneamente ha vanificato il progetto di mobilità sostenibile realizzato dal comune della Locride con fondi europei. Quello che si è verificato a Gerace, in uno dei più bei borghi d'Italia, ha detto il governatore esprimendo forte sdegno e condanna, è un atto criminale gravissimo che ha offeso non solo questa città ma l'intera regione. Ribadiamo piena fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, che siamo certi sapranno presto individuare e assicurare alla giustizia i colpevoli. Atti come questi sono inaccettabili. Il presidente ha poi confermato pieno e concreto sostegno al sindaco, agli amministratori e ai cittadini di Gerace affinché non si sentano soli e rimettano in piedi al più presto un servizio intelligente per turisti e visitatori. A Cosenza, per una protesta, sono saliti sul tetto e stanno protestando i dipendenti della ditta che curava il servizio mensa dell'ospedale di Cosenza. Che cosa è successo dopo il licenziamento? La ditta che è subentrata praticamente non li ha riassunti. Vediamo. È accaduto che mercoledì 1 giugno, dopo 36 anni io, ma 27 il più giovane di noi, Ci siamo trovati fuori dalle cucine dell'ospedale di Cosenza. Sono stati licenziati in 11, ma il numero potrebbe anche crescere. Sono i dipendenti della ditta che curava il servizio mensa dell'ospedale civile dell'Annunziata. Al subentro della nuova ditta è arrivato il loro licenziamento. Eppure, dicono i manifestanti, gli accordi regionali prevedevano che i dipendenti non sarebbero stati toccati e sono saltati anche i posti delle dietiste che si occupavano degli ammalati. Da 4 dietiste a full time, ad oggi non si sa che fine abbiano fatto. Forse non servono più il servizio dietetico, forse non serve più qua in ospedale. Adesso loro sono sul tetto dell'ospedale di Cosenza e vogliono continuare la loro protesta ad oltranza. Sì, ad oltranza, fin quando non ci restituiscono il nostro posto di lavoro, perché ci siamo sentiti defraudati, rubati proprio. Io dove devo andare a lavorare? A 57 anni, dopo che ho fatto 36 anni di ospedale e di capogruppo dal 92, che sono 24 anni, abbiamo avuto più gare d'appalto qua, abbiamo passato più ditte. È sempre successo che le aziende perdenti e vincenti, più i dirigenti ospedalieri, si trovavano la sera, l'indomani mattina ci trovavamo con l'azienda nuova a pari livello, a pari tutto di quello che aveva lasciato la ditta vecchia. Oggi invece non serviamo più. E restiamo a Cosenza per parlarvi di malati, dei malati di sclerosi multipla senza terapia. La denuncia dell'AISM a Cosenza nel corso di un convegno che si inserisce nell'ambito della settimana nazionale dedicata alla sclerosi multipla. Vediamo. Senza terapia i malati di sclerosi multipla a Cosenza, la denuncia vibrata nel corso dell'incontro promosso dall'AISM questo pomeriggio a Cosenza sulle forme progressive della malattia e il percorso riabilitativo. Ospite d'onore Luca Prosperini, neurologo insignito del premio Montalcini. L'iniziativa si inserisce nella settimana nazionale della sclerosi multipla. Luca Prosperini, che veramente ha fatto una ricerca scientifica con la quale ha stabilito che la fisioterapia non è un'attività di mantenimento, bensì di miglioramento del cervello, e questo è importantissimo. Noi avremmo voluto stasera le nostre istituzioni sanitarie, che, di cui eravamo certe per la loro presenza, ma che purtroppo non sono venute, perché qualcosa dovremmo fare, in quanto è venuta meno, e di un numero molto elevato, la presenza delle fisioterapiste nel nostro centro sclerosi multipla. Per cui qualche soluzione
soluzione si deve trovare, perché anche se, e lo sta dicendo proprio adesso il relatore, anche se la fisioterapia si fa a cicli, non ha senso. Quindi lo Stato spreca soldi inutilmente, la terapia deve essere continuativa. Presentato il barometro della malattia, un nuovo strumento in grado di misurare la realtà della sclerosi multipla in Italia, in Calabria quanti sono i malati? Siamo quasi ai 2005 in Calabria, quindi di cui Cosenza è una delle più forti, Cosenza, il Crotonese, sono proprio veramente forti. E quindi non sono cose che si possono sottovalutare, quindi possono parlare di crisi quando vogliono. Noi non accettiamo niente, i malati devono essere rispettati ed avere quelle cose che a loro sono dovute. C'è una convenzione dei diritti, ci sono i PDTA, si parla tanto di Costituzione, e i diritti all'azienda sanitaria li deve dare. Ora Bibo Valenza per parlare del Colors Campus Day, vediamo. Cultura d'impresa e autoimprenditorialità, consapevolezza di sé rispetto delle regole. Una lezione diversa dal solito per gli studenti del liceo scientifico Berto e dell'istituto professionale Prestia De Filippis, che hanno preso parte al Color Campus Vibo Valencia, realizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con la fondazione Color Your Life, che ha trasformato la sede dell'ente in un laboratorio interattivo ed un incubatore di start-up. Alla fine del percorso formativo i ragazzi, motivati e determinati, hanno esposto i loro progetti di impresa strutturati in ogni fase organizzativa, dalla costituzione dell'impresa alla definizione del prodotto, ai processi produttivi, al marketing. Tutti i progetti si sono incentrati sullo stesso filo conduttore, l'innovazione. E così, lavorando in team ed assecondando liberamente le loro abilità, hanno realizzato la loro esperienza di imprenditori. E per i migliori un ulteriore premio. Per 4 di loro è in previsione un campo estivo alla fondazione di William Salice per un approfondimento del loro percorso formativo. L'idea qual è? È di far venire fuori le belle idee che hanno, e sono venute fuori tantissime idee imprenditoriali, e soprattutto di far comprendere a questi ragazzi che c'è un mondo che li aspetta ed è un mondo che dipende dalla capacità, dalla volontà, dalla forza e dalla loro determinazione. Quindi il messaggio che volevamo trasmettere era proprio questo. Oltre a questo, ovviamente, di base c'è che è un progetto di alternanza scuola-lavoro, quindi è un modo per avvicinare la scuola al mondo del lavoro ed è un modo per far capire anche a questi ragazzi come si devono muovere appena completati gli studi. Ovviamente non è un progetto che termina oggi, perché alcuni di questi business plan saranno ulteriormente sviluppati con il supporto della fondazione, e soprattutto abbiamo ottenuto che 4 dei nostri ragazzi fossero ammessi alla Summer School di Color Your Life, che è una scuola di formazione molto prestigiosa e rispetto alla quale poi diventa un vivaio per le aziende che hanno bisogno di giovani talenti su cui puntare. Tempi lunghi per attrezzare Lezio Scida, il presidente del Crotone Vrenna costretto ad individuare un altro impianto per iniziare il campionato di Serie A, i particolari nel servizio di Anna Franchino. Decisione rinviata per l'ampliamento dello stadio Ezio Scida. La riunione che si è svolta in tarda mattinata in prefettura a Crotone, dopo 3 ore di colloqui serrati, è stata rinviata a lunedì. La soprintendenza chiede di rivedere i progetti, visto che la zona è considerata di interesse archeologico, ma intanto il presidente Raffaele Vrenna dice il nostro intento è giocare a Crotone. La riunione in prefettura è stata rimandata lunedì al comune per poter discutere sul piano tecnico, quindi il progetto viene rivisitato, quello che ha fatto il comune, per poter dare la possibilità di poter fare il rimodernamento dello stadio Ezio Scida. Non sono ancora iniziati i lavori, noi abbiamo chiesto il rimodernamento della tribuna, l'ampliamento della tribuna come prima esigenza, anche per avere un'accoglienza adeguata alle esigenze di una Serie A. La notizia di inserire il San Vito Marulla come seconda opzione da comunicare alla Lega entro il 20 giugno ha scatenato sentimenti contrastanti tra favorevoli e contrari, ma lo stesso Patron chiarisce che l'impianto cosentino dovrebbe essere messo a norma rispetto ai criteri richiesti dalla massima serie. A me farebbe piacere scegliere quello di Cosenza. Il problema è che dovrebbe essere adeguato alle nuove normative della federazione,
significherebbe inserire all'interno un nuovo parco luci per quanto riguarda il discorso delle telecamere per la tecnologia gol o non gol, e quindi tutto questo dovrebbe essere adeguato. E l'unico che potrebbe essere adeguato oggi è Napoli, da Napoli in su, nemmeno Salerno, nemmeno Bari, l'altro potrebbe essere Palermo. Entro il 20 noi dobbiamo indicare uno stadio che abbia queste tecnologie nuove. Io farò di tutto per poter giocare a Crotone, questo lo deve capire, perché è giusto che si gioca a Crotone. Avere questa possibilità poi di scegliere uno stadio, perché no? Se l'amministrazione lo adegua alle nuove esigenze, sicuramente potremmo anche optare per Cosenza. Poi sul Toto allenatore che impazza in città, Vrenna non si sbilancia, ed ecco cosa dice. C'è il Toto dei tecnici, noi stiamo vedendo in giro, vedremo. Se abbiamo questa possibilità di poter portare un tecnico a Crotone che sia adeguato al gioco che facciamo e ai giocatori che abbiamo. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.